Sin dai suoi primi anni il Parlamento italiano fu sede di aspri dibattiti e dovette affrontare questioni spinosissime, soprattutto la gestione della ormai annosa questione meridionale e dell'annesso fenomeno chiamato brigantaggio. Signori, il brigantaggio è una piaga immonda. Quei paesi nemici si uccidono, ma non basta uccidere il nemico. Bisogna straziarlo, bruciarlo vivo, a fuoco lento. Un paese che bisognerebbe distruggere, o almeno spopolare e mandarlo in Africa a farsi civili, Tansuke. No, no signore, si sta esagerando. La repressione non è la risposta. Ma si stanno sversando i fiumi di sangue. Come in ogni guerra. Ma questo non è una guerra. Uccidere, straziare, bruciare vivi. No, ma stiamo parlando di italiani. Il paese e il Parlamento reclamano a gran voce che sarà un sistema di rigore e di fermezza da imporsi alla razza volubile e corrotta del Regno delle Due Sicilie. La situazione è agghiacciante, le bande si moltiplicano. Vido una quarantina segnalata nel solo Abruzzo, 16 in Molise, quasi 50 nell'entroterra Irpino e Salernitano, 6 nella sola provincia di Napoli. Scusate, ma com'è possibile che il largo favore borghese popolare, che solo qualche mese fa ha salutato l'avanzata di Garibaldi nelle province meridionali, oggi si tramutato in malcontento, ma che raggiunge tutti gli strati della società meridionale? Il problema è di carattere sociale, ed è molto più grave e profondo di quanto qui lo si voglia raffigurare. Noi siciliani e voi altri abbiamo detto sempre la stessa cosa, intendendo due cose diverse. L'Italia, sì, la libertà d'Italia. Abbiamo combattuto contro i barbari per questo. Infatti migliaia di picciotti siciliani hanno combattuto al fianco di Garibaldi, per l'Italia, per la libertà. Abbiamo aperto il carcere, fatta la rivoluzione. Ma il popolo siciliano pensava ad un'altra libertà. La libertà è sempre la stessa. No, no, no. Quando i siciliani gridano libertà, vogliono dire pane. Voi dite, portiamo la libertà. E il contadino siciliano crede che gli portiate la terra. La terra dove nasce il pane. Voi dite, libertà. E i contadini pensano che sia arrivato il momento di farsi giustizia contro coloro che li costringono alla miseria. Nessuno può farsi giustizia. Solo noi possiamo fare giustizia. E giustizia faremo. Chiunque tratterà o alloggerà briganti sarà fucilato. Chiunque darà segno di tollerare o favorire anche il più piccolo tentativo di reazione sarà fucilato. Chiunque verrà incontrato per le vie interne o per le campagne con provvigioni alimentari superiori ai propri bisogni, con armi da fuoco, da punta o da taglio, verrà fucilato. Cammina, Pituto, cammina! Avanti, cammina, non piangere! Cosa volete da me? Che ho fatto? Tieni, scrivi. Oh, addolorata mogliere mia, mandami qualche gentuliera italiana, se no, questi mi tagliano le palle e me le fanno ingoiare. E tu, ti troveresti male assai, capito, addolorata? Scrivi! Che gli ho fatto? Cosa volete? Nancy, noi siamo briganti, siamo cattivi, e tu sei non capito. Tieni la roba. Che pensi che ti abbia portato qua nel bosco per farti una passeggiata? Che non ti piace la natura? Questo di sicuro non è uno che si spacca la schiena dalla mattina alla sera. Niente fa. Eppure tiene un palazzo che pare quello del principe de Patania. Guarda, gli rimani, mai ha lavorato. La roba me la feci con le mie mani. Te la feci con le nostre mani, con il nostro sangue. Noi solo minacce di miseria. I nostri figli muoiono di fame. Ora, se i tuoi figli ti vogliono rivedere, devono darci un po' della tua roba. Che vi date da lavorare e da mangiare? Brodo, avena, crusca, come i cani. A te i maiali, le pecore che noi mangiavamo. A te l'olio, tuoi sono i boschi, la legna, l'erba che pestiamo. Ti pigliavi tutto! E che Dio ti cadevi. Ti sei preso anche l'onore di mia sorella, Carmelina Lucasci. Ti ricordi, ti facevo da serva. Non so chi sia. Ah, forse perché tieni la memoria corta. Forse perché non la chiamavo per nome. La chiamavi la mia cagnolina preferita, la chiamavi. Io la sei entregata da mangiare! Aveva 13 anni! Meglio la fame. A noi la fame non ci spaventa. Meglio la fame che un verme come a voi. Arriva Crocchio! Arriva Crocchio! Arriva Crocchio! Vi ricordate di me? Sono Luigi Frota, il figlio di Crescenzo. Portatemi con voi, so sparare. Ho combattuto nell'esercito borbonico. Io ho combattuto con Garibaldi, credendo alle sue promesse di libertà. Ma voi avete vinto. Non ha vinto nessuno. Hanno perso tutti. Ci hanno fottuto.
Cerco gente di coraggio, disposta a seguirci per riprenderci ciò che è nostro. Sentite, lo dico una volta sola. Io sono venuto qua perché ho già visto la disperazione della gente mia. E mi ho fatto la rivoluzione perché ci avevano promesso la Repubblica. Invece hanno cagnato re, un altro re. Ci hanno riempito la capa dei chiacchi. E che ci hanno dato? Tasse, carcere, fame. E ci hanno reso più schiavi che prima. E per la disperazione siamo diventati ladri, spargiuri, assassini, senza Dio né padre. Abbiamo fatto il loro gioco, perché loro ci considerano così, come cani rabbiosi, miserabili e feroci. E nel nostro destino, adesso, c'è un futuro di vergogna che ricadrà sui nostri figli, perché saranno figli di ladri, di assassini, di puttani. Ma noi ci abbiamo ribellato contro questo destino. Dobbiamo combattere contro queste ingiustizie, ma dobbiamo combattere come dei veri soldati. Dobbiamo costruire un esercito fatto di disperati, di sfruttati, di lavoratori traditi. Ma ricordate, chi viene con me non deve giurare fedeltà, perché il forte non ha bisogno di giurare e il debole tradirà qualsiasi giuramento. Chi viene con me deve essere pronto ad andare fino in fondo, fino alla vittoria! Amma musata, chitarra e tambur, da che sta musata s'atta cagnà, imma brigante, facimma paura, ecca scoppetta, prima cantà, ecca scoppetta, prima cantà, ecca, ecca! Emma cantamma una nuova canzone, tutta la gente sarà stampata, noi combattimma vorrei furbata, e a terra nostra non sa da toccare, e a terra nostra non sa da toccare. La doccia data e con la una Calabria ma sei arrabutata, e tuo nemico facimma da ma, e tuo nemico facimma da ma. Chi ha visto lupa e se mise paura, non dava buona quale arità, magne creature, e un piemontese che vi m'agaccia, e un piemontese che vi m'agaccia, e fa, e fa, e ma è bella che la derugora, si lubricando unita sarà, non cercate scontate con mamma, chi c'è la guerra non te ne vietà. Brigante d'amore, ma fino all'urda ma mi ma spada, e se morimma ma nata l'uscione, è una preghiera basta libertà, è una preghiera basta libertà. È una preghiera, basta libertà.